compagnia di Gaia Diana Pizia. Grazie innanzitutto. Grazie. E la prima domanda che ti facciamo è come nasce l'idea dietro a Poesia di Passi Incontri? Sì. Poesia di Passi Incontri nasce proprio in occasione del Festival di Poesia e ha molteplici chiavi, e indubbiamente la poesia e il viaggio, la presenza, l'ascolto, la condivisione e la meraviglia. Il viaggiatore è un poeta che è al tempo stesso alchimista spirituale, che riesce a cogliere l'essenza nascosta in ogni istante della vita quotidiana e dei luoghi che attraversa, luoghi sia fisici che interiori. E quindi l'idea che sta alla base di Poesia di Passi Incontri è quella di un percorso attraverso paesaggi urbani ma anche interiori e, che si svolge grazie all'attivazione e al risveglio di ognuno dei cinque sensi più uno, quello che dà inizio al viaggio, la curiosità, e che appunto ognuno dei cinque sensi è utile per ascoltare più profondamente il viaggio. Un altro elemento molto importante di Poesia di Passi Incontri è appunto l'incontro maiuscolo, che è la parte più bella e più ricca del viaggio, e in questo caso è stato un incontro interculturale perché diversi ospiti, sia ad aprile per il progetto di avvicinamento al festival, sia nella giornata di oggi 12 maggio, hanno condiviso, ci hanno fatto dono di alcuni elementi della loro cultura, della cultura del loro paese di origine e quindi delle loro radici. Nel momento in cui riusciamo a vivere il viaggio come una lunga poesia e la poesia come un viaggio nel quotidiano, possiamo definirci viaggiatori autentici, esploratori autentici della vita.